Roberto Bartolini arriva in sella la sua moto, siamo a Rho, in provincia di Milano, è uno degli 84.000 volontari dell'ANPAS, l'associazione di volontariato. Sono loro, le Misericordie e la Croce Rossa, a fornire il 60% circa dei trasporti in ambulanza. Quanto tempo le impegna nella settimana o nel mese? Allora, d'inverno faccio anche 3-4 volte alla settimana. D'estate, visto che vado in giro in moto, in barca, 1-2 giorni alla settimana, con notti comprese. Le piace? Oh. Le dà Sì. soddisfazione? Si annoierebbe se no? Non lo so cosa fare, qualcosa bisogna fare, se no si diventa vecchi prima. ANPAS è presente in tutta Italia, è un'associazione che raggruppa 918 diverse associazioni da Bolzano a Trapani. Il nostro volontariato è sempre in ogni parte d'Italia formato attraverso una certificazione da parte degli enti pubblici e con la voglia di fare bene insieme agli operatori sanitari, che ovviamente devono essere assolutamente presenti quando serve, quando è necessaria la presenza di un intervento d'urgenza da parte del medico rianimatore, dell'infermiere di area critica. Ma nelle pieghe delle ONLUS e delle cooperative sono nascoste molte sacche di sfruttamento. Lei lo sa che ci sono delle polemiche, che si parla di falsi volontari, di rimborsi non chiari. Voi vorreste una riforma del settore? Noi siamo assolutamente d'accordo per la trasparenza, la correttezza e l'eliminazione di questa piaga, una piaga tristissima che coinvolge persone costrette a lavorare da falsi volontari con un bassissimo costo e rovinano soprattutto l'immagine dei 300.000 volontari italiani che nell'ambito dell'Associazione Nazionale Pubblica Assistenza, della Croce Rossa Italiana, della Confraternita delle Misericordie, da sempre lavorano solo per il benessere della propria comunità. Quali regole vorreste? Noi crediamo che le leggi di riforma del terzo settore qualcosa hanno fatto, abbiamo cercato di contribuire perché vogliamo trasparenza, correttezza, controlli per poter far chiudere ciò che non è vero ente di terzo settore, che non è vera associazione di volontariato. La riforma del terzo settore, e cioè delle associazioni senza scopo di lucro, c'è, farebbe chiarezza e si potrebbe distinguere il buono dal cattivo, ma mancano i decreti attuativi. All'ANPAS ci sono anche 3.000 ragazzi del servizio civile. Le persone che ci sono qua dentro ti invogliano anche a fare le cose, cioè ti incitano a fare le cose, poi dopo ti viene automatico. Quindi è una scuola di vita, di... Mentalmente ti prepara molto, cioè anche quando sei in giro poi vedi la quotidianità in maniera diversa, diciamo, nel senso che hai mille occhi, ovunque vai hai mille occhi, guardi tutte le persone e speri che non succeda niente, perché se ci sono lì pronto a fare qualcosa.